Allora, cominciamo con Kion. Questo è uno dei gatti più belli del mondo. Kion, fatti vedere. Ecco così, bravo. Questo è Kion, uno degli ultimi arrivati. Uno dei gatti più belli del mondo. Orto, allora, siamo a marzo, anzi fine marzo, inizio aprile, oggi è 2 aprile. Abbiamo preparato il terreno, come vedete c'è il fogliame insieme al terreno per renderlo un po' più morbido, oltre che il fogliame, questo qui insomma per capirsi, gli fa da concime naturale e lo rende un po' più morbido. La lattuga più o meno io la pianto un po' stretta, vedete che circa ci sono 10 centimetri da una pianta all'altra, ci sono diverse. Ci abbiamo la romana, ci abbiamo la riccia, ci abbiamo la ice, eccola qui, quella è la romana e questa qua è la riccia. Allora, una situazione, perché li pianto a 10 cm uno dall'altro? Perché poi man mano che uno cresce lascia lo spazio. In effetti se uno dovesse fare una coltura, diciamo per vendere, avrebbero necessità dello spazio di almeno il doppio. Io invece appena già diventano mezze grandi, una sì, una no, la tolgo e quindi gli rimane lo spazio tecnicamente naturale. Una particolarità che vi voglio far notare, allora questo è il solchetto, c'è la parte bassa del solco e piano piano c'è la parte alta, eccola qua. Allora, molti piantano qui in cima al solco. In cima al solco per intenderci, eccolo qua, in cima al solco piuttosto che in basso al solco. Invece io la mia tecnica diciamo che è sì in basso, ma su sul lato. Perché? Perché qui si seccherebbe troppo. Qui sarebbe infangata, al centro sarebbe infangata dall'acqua, e invece qui sul lato non ha necessità di riempire l'acqua, non avete necessità di riempire l'acqua al 100% del solco, ma basterebbe, basta bagnare, quindi economizzate molto l'acqua e quindi bagnate e non state al centro. Tra l'altro poi vi servirà il solchetto alto, vi serve anche per una specie di protezione naturale, soprattutto quando la pianta è piccola, per fare da protezione. E adesso sto, per esempio qui sto piantando le cipolle e questi qua più o meno sono 10-15 centimetri l'uno. Cipolla si può piantare tutto l'anno, almeno qui dove sto io, Nord Roma. E in questo caso è meglio la cipolla rossa. Faccio due tipi di piantagione, sia quella a piantina sia quella a seme. Per questa parte è tutto, alla prossima.